Eccoci a Prox. Dio mio, la situazione è tragica. Buongiorno. Felix, bentornato a Prox. Sembra che manchi solo il faro di Marte da accendere. Agathe, io non pensavo che saresti ritornato. Sono sorpreso di vederti. Beh, a me sorprende che voi tutti siete ancora vivi. La situazione qui è tragica. Allora, prima di fare qualsiasi cosa, dobbiamo cercare, ecco esatto, varie cose da prendere. Buongiorno. Ad esempio, c'è un negozio esatto che vende qualcosa di buono? Non penso di trovarci nulla di utile, però penso che ormai tutto quello che ci serviva di forte già ce l'abbiamo. Sai, abbiamo talmente tanta roba dentro sti inventari che non sono neanche sicuro se c'è qualcosa di nuovo o meno. Abbiamo troppa roba. Non so se la sfera di magma posso venderla o meno. Sì, posso. Non credo ci serva più a nulla. Al massimo la ricompriamo. Madonna mia, che tempo. Prima di avanzare, facciamo levitare il sasso. Ecco qua. E andiamoci a prendere quella materia. Ah, ma posso camminare. Ah, io pensavo di doverci volare. Dicevo, tiriamo fuori la materia oscura. Questo, che se ne dica, ci serve. E basta, credo non ci sia più nient'altro da fare. Non qui a Prox, perlomeno. Però, guarda chi c'è lì sotto, ma buongiorno. Come ci arriviamo là sotto? Non sono qui. Strano, abbiamo guardato dappertutto nel villaggio, ma non li troviamo. Sembra che siano spariti senza lasciare traccia, che strano. Non credi che... Non sarebbero andati al faro. Già, probabilmente ha ragione. Puella andrà su tutte le furie, però quando saprà che non li abbiamo liberati. Ed era anche stato chiaro, quando Felix torna a Prox liberati i suoi genitori. Ottimo, quindi i miei sono spariti? Ma guarda un po', c'è una lettera? Ah, non posso leggerla, peccato. Ok, i miei genitori sono nuovamente scomparsi. Quello che mi interessa adesso è prendere quel Digin. Come lo raggiungiamo? In teoria vedo un passaggio qua sotto. Non mi sembra che io posso attraversare questa zona, giusto? E invece sì, posso e come? Aspetta un attimo. Ecco qua, esatto. Tu, vieni con me. No, fermo! Ottimo, posso farti scavare? Sì, meno male, l'abbiamo salvato. Poverino. Questa scena è stata molto divertente. Bam 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 bam. Timbro. Timbro, eh? E se ti attivo che cosa diventi? Un barbaro. Porca troia, 31 di fortuna, Jenna. Me ne sono reso conto adesso. Colpisci un nemico. Ma perché sì, tanto, voglio dire. Che serve dare altre spiegazioni? Dobbiamo cambiare le classi. Dobbiamo mischiarle. Qua? Posso entrare? Magari con rivelazione? No, strano. Sembra proprio una zona dove entrare. Peccato che non possiamo. Vabbè, proseguiamo. Vediamo dove finiamo. Non possiamo più attendere, gatti e sei uomini. Se aspettiamo ancora, il vento e la neve ci impediranno di raggiungere il faro. Andrò al faro. Chi di voi verrà con me? Quelle, non posso permettere che tu vada da solo. Se ti accadesse qualcosa, chi si occuperebbe del nostro villaggio? Lascia che andiamo noi al posto tuo. Come potrete riuscire dove Agathe e Karst hanno fallito? Loro erano più forti, ma noi non possiamo restare a guardare impotenti. Non torneranno proprio come Saturos. Non posso permetterlo. Ascoltate l'anziano, parla con saggezza. Io parlo a te, Quelle. Se Agathe e Karst hanno fallito, come può un solo uomo riuscire? Cosa dici? Se ci mettiamo a discutere, la città è segnata. Non possiamo rischiare di perdere altre vite. Moriremo comunque se non ci proviamo. Allora dobbiamo aspettare e sperare in un miracolo. Ciao, sono il miracolo. Tu, Felix, sei tu. Avevo sentito che eri tornato, sembri più forte di prima. Sembra che tu abbia portato degli alleati con te. Sì, io sono Kraden. Il mio nome è Geko. Geko, non è... Agathe ha detto che era il nome di chi ha ucciso Saturos ed Exia. Geko, basta! È vero, ma Geko aveva le sue ragioni per affrontarli. Geko in questo capitolo è mega impulsivo. Nel primo capitolo vuoi che lo controllavamo noi, ma non agiva mai di impulso così subito sull'attenti. Saturos ed Exia avevano attaccato Vale, rubato il sacro tesoro e scatenato un'eruzione.
Non si può incolpare Gekko di averli inseguiti e affrontati per riprendere il maltorto. Volevo solo fermarli, non pensavamo fosse una lotta all'ultimo sangue. Ci hanno affrontato sulla cima del faro di Venere. Satros e Dexy hanno combattuto bene. Scommetto che avete pensato di non potercela fare, eh? Eh già, quando si sono trasformati in draghi, la primissima volta forse sì. Sarete stati tesi tutto il tempo, eh già. Anche Satros e Dexy avevano una missione, ecco tutto. Se fossi stato nei vostri panni avrei fatto lo stesso, non vi biasimo. E alla fine siete risultati più forti, dovreste esserne fieri. Porca troia, sì. Mi dispiace che abbiano perso la vita in missione, ma non si poteva evitare. Quel che è successo, ora dovremo cooperare per salvare Wayward. Sappiamo che Gatio e Karst hanno raggiunto il faro di Marte senza tornare. Allora non ci rimane che aspettare che le cascate di Gaia ci conducano al nostro destino. Sembra che il faro di Marte sia pericoloso come gli altri. Abbiamo pochi soldati e nessuno di essi può arrivare in cima al faro. Solo Saturos e forse Gatio erano forti abbastanza per raggiungerla. E nessuno di loro ci può aiutare ora. Pensi che possiamo farcela? Voglia, credo anche io, Felix. Abbiamo già scalato gli altri fari, cosa sarà mai uno in più? Al faro di Marte! Hanno dimostrato di essere abbastanza forti, io dico di fidarci di Felix. Questa è una piega del tutto inaspettata, ma sì, credo che possiate farcela. Al faro di Marte! Andiamo, Felix, forza Gekko! Però ci manca ancora una psi-energia. C'è una cosa che non voglio che dimentichiate. Per accendere il faro di Marte dovreste usare l'astro di Marte. Ah, ma ora ce l'hanno Gatio e Karst. Dovete trovarli e prendere l'astro da loro. Grazie per il vostro aiuto, il futuro è Wayward nelle vostre mani. Grazie. Lo ben so. Dunque, dove sta il faro? Eccolo lì. C'è qualcos'altro da queste parti, a parte il baratro della morte infinita? Siamo sull'orlo della fine del mondo. E detto sinceramente, ok, del primo gioco io la trama me la ricordavo 100%. Del secondo, ammetto, qualcosina mi sfuggiva. Sono abbastanza semi-blind su questo gioco perché l'ho giocato una sola volta e l'ho giocato molti anni fa. Ma anche del terzo non mi ricordo effettivamente cosa dobbiamo fare, il perché dobbiamo farlo più che altro. Eccoci al faro di Marte. Ma quello che mi chiedo in realtà è che a noi ci manca ancora una psi-energia. E quella psi-energia, in teoria, ci serve per altri luoghi. Eh già, questi sono gli ascensori, no? Vediamo. Una mela. Beh certo, perché no, voglio dire.